Se parliamo di svastica, Mangiru, il pensiero corre subito a Hitler e ad Indiana Jones che combatte contro i nazisti. Ma l'origine di questo simbolo non ha nulla a che vedere con la Seconda Guerra Mondiale. Lo trovate infatti sulle statue di Buddha, sulla pianta dei piedi o sul petto, oppure in molti cartelli stradali per indicare che nelle vicinanze c'è un tempio. Vi basterà anche aprire Google Maps in Giappone. E sicuro le statue buddiste non inneggiavano a Führer. In questo video Seba, con Marco Togni a fargli da valletta, ci svelerà l'origine di questo simbolo. Di cosa stai parlando adesso? Oggi parliamo di svastica. Ah, la svastica. Sigla! Sigla! La svastica per me non è importante, sai. Bellissimo. Allora, magari potrei mettere una canzone del mio album Avalon, che è anche il nostro, no, scusa, il mio nuovo album If, che Marco Togni si è comprato e si ascolta tutti i giorni. Ma Infatti, hai detto che ti posso? sei scaricato il telefono due volte già da questa mattina perché ha continuato ad ascoltarsi il mio Sì. album. Qual è la tua canzone preferita? La terza. La terza è bellissima, mi piace molto live. Girato in Trentino il video. In Trentino? Sì. Ma l'ho visto quel video lì del bosco? Che ancora non è uscito, peraltro. Allora, io quando lui dice il risale in Trentino, dite sempre: ah, quello nel bosco, perché sono quelli tutti nel bosco. Non è vero, no, invece no, l'ultimo buon l'ho fatto. Consiglio. L'ho fatto, no, l'ho fatto in una scuola abbandonata, in un ospedale psichiatrico, al castello di Pergine e poi al Maso Torresella. Sì, ci hanno dato anche i permessi, quindi non ho neanche fatto di strabause. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone, featuring Parliamo Marco di Togni. Svastica. Oggi basta, non fare Ma gesti. Ma così è la svastica, no? Dove? Non lo so, vai dai, che sembra una cosa brutta. Allora, comunque no, la svastica in Giappone non è... Allora, la svastica innanzitutto, vabbè, ho detto svastica, però in realtà in Giappone si chiama Manji. La svastica. Sì, comunque sì, è comunque la svastica. Ma infatti che non è un simbolo brutto in realtà, è stato poi come è stato riusato cioè, dai nazisti. Cioè, tu vuoi dire che la svastica non è un simbolo brutto? Allora... Ma stai scherzando. Ma che palle, uffa, mi fai dire cose che non ho detto. Io è che comunque in origine non era considerata come qualcosa di nazisti. Simboleggiava l'eternità e poi... Il nazismo. Ma allora, prima del nazismo, non è che l'hanno inventato i nazisti la svastica, eh? Infatti, no, loro si sono inventati che gli ebrei non contano. Ok, Dio mio, basta. No, non possiamo parlare di questo argomento. Non possiamo parlarne perché, veramente. Perché ogni cosa che dico sembra che sia razzista, ma non è vero. Cosa parliamo oggi, Marco Togni? Oggi parliamo di svastica, che è il mio simbolo preferito, però non è riferito al nazismo. Esatto. Perché la svastica in Giappone è... Eternità, vuol dire 10.000 e poi G, che sarebbe kanji, che proprio simboleggia l'eternità. E tra l'altro c'è anche in cinese, è un simbolo buddista che c'è anche in India, per dire, comunque. Però siccome qualche stupidino di turista le vede a volte sulle mappe in Giappone, perché ci indicano i templi, pensate che... Cioè, è un posto di ritrovo dei nazisti, cosa Esatto. Invece pensate che il governo giapponese in occasione delle Olimpiadi sta pensando, e probabilmente lo farà, ma secondo me fa bene però da un certo punto di vista. Beh, ma comunque sai, perché comunque dal 20, perché tra l'altro è diversa comunque, perché non è proprio il simbolo della svastica, no, ma no, è no, una svastica no, quella dei tempi è proprio quella. No, lei è girata a sinistra, non è a destra, cioè perché quella allora innanzitutto la svastica, quella usata dai nazisti, è svastica girata a destra, inclinata di 45 gradi, mentre quella che adesso dal 20° secolo in Giappone comunque è solo usata quella a sinistra, cioè quella a sinistra non è più usata quella a destra, a parte in India che ancora si usa quella comunque a destra. Comunque ancora è quell'altra. Ah sì, magari in alcune, perché comunque era incisa anche sui Buddha e anche sulle piante dei piedi, però adesso non è più usata quella a sinistra, si usa quella a destra, si usa solo quella a sinistra. In realtà quella a destra si dice Omote e simboleggia l'amore, mentre quella a sinistra si dice Uramanji e simboleggia l'intelligenza. Adesso controllo. No, infatti, quella a destra, quella girata verso destra, infatti simboleggia l'intelligenza e si dice Uramanji, mentre quella a destra simboleggia l'amore. Chi viene in Giappone, no? Io vedo nei tour, tutti dicono la svastica, ma non c'entra niente, è come dire che magari... Una croce? Esatto, una croce, non so, i satanisti, per dire, i satanisti usano la croce. Usano la croce, ma allora non è che la croce è dei satanisti, cioè hanno preso, i nazisti hanno preso un simbolo. Che comunque c'era da molto più tempo, il buddismo è una religione millenaria. Voglia. E quindi la svastica è così, però la vogliono eliminare dalle mappe e anche dai telefoni, perché dai telefoni, perché se tu scrivi Manji in giapponese ti viene fuori la svastica sempre girata con la sinistra. Però i giapponesi, quelli più giovani, che non sanno che la svastica, perché comunque niente. Il Giappone, devo dire che si dimentica spesso gli errori, cioè gli errori, insomma. Comunque in Germania non penso, vabbè, no, in Germania sia nelle scuole è molto sentita in Germania nelle scuole, e non è che nascondono, anzi è molto 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 studiato il nazismo e tutto.
Mentre in Giappone no. Ma come anche la giustamente, Cina, perché comunque dall'altra parte, come dire, in beh, però erano dentro anche loro nella guerra. Sì, però in Germania magari non insegnano delle robe che successe in Giappone. Vabbè, comunque in ogni caso questi giovani giapponesi usano praticamente per scrivere manji, che sarebbe un po' il modo slang di dire per davvero. Usano questo carattere di manji, quindi della svastica, che diciamo che magari se vedete magari una tipa che vi manda una svastica, non pensate male, vuol dirvi soltanto per davvero. Lezione di giapponese. Però speriamo che lo tolgano. Io spero che lo tolgano. Io no, perché se no... secondo me comunque è storia. Cioè, nel senso, se uno sta usando un simbolo da mille anni, non è che arriva come i baffetti alla Hitler. Sì, no? Posso dirti una roba che c'entra col video? Io non li ho i baffetti. No, io avevo fatto una foto. La racconto perché c'entra con la Belle storie di Marco Toni. Allora, io ho fatto. No, la racconta carina. Aspetta, che la racconto. No, è pazzesca. Ho fatto una foto io una volta per così, con i baffetti alla Hitler e i capelli. Te la passo, la metti nel video. Questa foto qua. Sì. Questa foto qua. L'ho caricata su Instagram. Si vede l'algoritmo di Instagram. Mi è arrivata subito la notifica con scritto: per le regole della community questa foto non è adatta, e me l'hanno tolta. Ma ero io con i baffetti, cioè non è che, come dire, i baffetti alla Hitler, non è che adesso per 100.000 anni li dobbiamo togliere, cioè sono dei baffetti così, capito, che l'aveva anche Charlie Chaplin, diciamo che è un argomento un po' delicato, quindi, dipende, se uno se li fa, se uno se li fa. Pensa se trovi praticamente una che magari, non lo so, era una delle vittime, perché ancora ci sono. Ho capito, ma io posso mettere i baffi come mi piace. Sì, sì. Se no, allora... Vabbè, se l'hai fatto inconsciamente, sì, se l'hai fatto per ricordare Hitler, no, secondo me no. Esatto, però uno se gli piace farsi i baffetti così, cioè non è che adora. Cioè, capisci? Secondo me la svastica fa male a togliere, perché è un simbolo storico, in Giappone si è sempre usato, non è che arrivano i turisti. Oddio, non... Secondo me, diciamo che è un argomento un po' delicato, secondo me dovrebbero... Differenze di opinione. Secondo me, vabbè, insomma, quella che già c'è, secondo me comunque nei templi, eccetera... Sì, infatti, potrebbero mettere i cartelli e spiegarlo, però magari dai telefoni io la toglierei, sinceramente. Beh, dai telefoni sì. E non la userei, perché, però se magari comunque è una statua che c'è da mille anni e c'ha su la svastica, che però non è, che non c'entra assolutamente niente con... Non va tolta, però secondo me nei telefoni è cosa va tolta. Sì, vabbè, non so, comunque è un argomento delicato e appunto vorremmo sapere la vostra opinione. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, scrivete e iscrivetevi. Al prossimo video dal Giappone. Ciao, bene, al prossimo video dal Giappone alle 2. Ciao, ciao.